Buonasera, benvenuti a PCS, lo show del calcio dilettantistico. Ci ritroviamo insieme in questo nostro spazio dedicato al calcio territoriale per raccontare tutti i campionati dall'eccellenza fino alla terza categoria, passando per il settore giovanile, per analizzare tutto come sempre. Accanto a me Daniele Silvestri, Buonasera buonasera Gabriele, Daniele, buonasera a tutti, buonasera. benvenuto insieme a noi. E invece benvenuto purtroppo anche al nostro Matteo Lupini dalla redazione di Lupi News 23. Buonasera Matteo. Buonasera Gabriele, un saluto cordiale a tutti voi cari amici e spettatori. Tranquilli, è tutto sotto controllo. Quello che sta accadendo dietro è un po' anormale. Ti stai decomponendo, No, più che Matteo. altro è la redazione che è in sciopero, ma la redazione Lupi News 23 è in costante collegamento con il sito www.puntinacalcioshow.com, la casa del calcio dilettantistico, dove potete trovare articoli, video news dalla Serie A, volevo dire dall'eccellenza, scusatemi, alla terza categoria, passando per il settore giovanile. Ok, vabbè, È la casa degli dai, spiriti, stavo quasi per quella. dire, Lupini non si scompone nonostante tutto quello che gli Ci può sono accadere delle. alle spalle, invece è uscito fuori con questa Serie A. Ancora no, Matteo, un domani magari ti faremo seguire la Serie A. E anche in quel caso faremo affidamento alla competenza di Massimo Benedetti. Buonasera, mister. Buonasera e grazie Buonasera, dell'invito. mister. Grazie a lei, come sempre, di essere qui insieme a noi per commentare insieme i campionati del nostro territorio. Allora, iniziamo subito, iniziamo dal basso con la terza categoria. Vai, Matteo. Il girone A, in questo caso andiamo su fiatti.com. Troviamo due squadre in testa con 10 punti, lo Sporting Tanas che ha battuto per 5-1 il San Giacomo, il Real Marconi Anzio col Trist rifilato lo Spartak Lidense, terza piazza per la Lega Nea Pavonezia con il 6-1 sul Cerveteri Football Club per la Virtus Torvaianica che non va oltre l'1-1 con l'Atletico Grifone. Grazie Matteo, abbiamo un po' di tempo, andiamo avanti proprio già con la seconda H. E per quello invece andiamo su pontinacalcioshow.com, guidano la classifica il Centro Sportivo Primavera che ha battuto per 4-0 il Giulianello e il Lanuvio Campoleone col 3-2 remontata sulla Virtus Mole. Insegue Tor Marancio col 4-3 sul Real Creta Rossa, la Virtus Campodicarne settima batte di misura l'Atletico Ostiense. Allora Daniele, sollecitiamo mister Allora, sì, Benedetti su facciamo questi due innanzitutto il gironi. punto su questi due gironi che Matteo ha citato, partendo dall'alto della terza categoria dove spicca il Real Marconi Anzio, una bella vittoria 3-0 contro il Lidense. La sblocca Serpa su punizione, poi Toti e Ricci, una partita nell'ambito della quale per far capire la portata del buon progetto del Marconi. Gli stessi protagonisti non si sono sentiti appagati di questa vittoria pur rotonda perché appunto hanno detto di aver avuto la possibilità di giocare meglio, addirittura di allungare nel punteggio. Questo la fa capire lunga come stiano marciando ad ampi e alti livelli, in un girone nel quale stanno spiccando però tante squadre. Ad esempio viene in mente il Monte Spaccato di Mister Caporaletti, ex collega di Mister Benedetti, è un Enea davvero bellissimo, 6-1 contro il Cerveteri, una partita pirotecnica piena di reti. È andato anche bene Torvaianica in trasferta, abbiamo tante squadre lassù in cima, appunto c'è Marconi con 10 punti, poi 3-7 sono proprio Monte Spaccato, l'Enea e il Torvaianica. Mister Benedetti, che conosce molto bene queste latitudini, questo girone, che cosa ci può dire al riguardo? Ma secondo me il Real Marconi di Mister Pianelli è la squadra più accreditata a vincere questo girone. È un girone dove dietro sicuramente l'Enea Pomezia ha investito tanto, ha preso dei giocatori che l'anno scorso per esempio militavano in prima categoria. Devono un po' trovare il bandolo della matassa perché per esempio domenica scorsa venivano da un punto in due partite, però penso che queste due siano quelle che se la giocheranno fino all'ultimo, considerando il fatto che questo non mi sembra credo così a occhio, potrei anche essere smentito, non mi sembra che siano i gironi di terza degli anni passati, ricordiamo Torbella Monaca, Real Cava dei Selci, La Rocca Maenza, Tormarancio l'anno scorso. Mi sembra un girone abbastanza dove quasi tutti possono fare bella figura, quasi tutti, non tutti.
quasi tutti accreditati per poter salire in seconda. Nel girone H di seconda, citato da Matteo Lupini, sta spiccando il Primavera con Lanuvio a 13 punti, inseguito dal Tormo Arancio e poi da una serie di squadre, tra cui ad esempio anche il Campo di Carne che sta crescendo di settimana in settimana e quindi raggranellando una serie di punti importanti anche in campi difficili. Leggermente staccate dietro ci sono l'Ardea e Torvaianica, in realtà neanche troppo staccate perché sono 7 i punti e c'è tutto il tempo. Mister Beretti, lei, dato la sua esperienza, questo distacco come vede? È già eccessivo in questa fase di campionato? 7 appunto l'Ardea e Torvaianica, 13 le prime della classe? Non è eccessivo, perché se si considera che i 7 punti sono del Torvaianica, diciamo, sono raggruppati in 2 vittorie, un pari, 3 sconfitte, sono a 6 punti da chi comanda il girone, non sono sicuramente tanti. Chiaro che ieri, vedendo la partita Torvaianica contro il Cecchina, ho visto una squadra, quella di mister Bussi, incompleta, in evoluzione tattica. Io sinceramente non mi so veramente spiegare l'atteggiamento del mister, che fino a 2 mesi fa poteva non conoscere ancora qualche giocatore e non avere il pugno della situazione in mano, però addirittura ieri l'ho visto mettersi con una difesa a 3, con i 2 esterni di centrocampo che sono 2 attaccanti. Poi ha cambiato Brandi con Gaito, però non ha cambiato il modulo, è rimasto sempre a 3. Fatto sta che, specialmente nel primo tempo, la tre quarti del Torvaianica sembrava, che ne so, via Tuscolana il giorno di Ferragosto. Sì. Completamente libera, i difensori messi sempre in difficoltà, un grande Raponi che ha tenuto veramente in piedi la baracca. Però non mi so spiegare questa involuzione del mister. A dicembre riavrà sia Ussia che Buffoni, che termineranno la lunga squalifica e sono 2 ottimi rinforzi. Però lì deve cambiare, a mio modo di vedere, il mister deve fare quello che faceva in passato. Non deve andare a cercare alchimie, tattiche, anche perché poi non ha i giocatori, perché nel fatto che nei 5 di centrocampo giochino 2 attaccanti, c'è qualcosa che non va, sinceramente. In 90 minuti, ripeto, nessun tiro in porta. Il Cecchina ai punti avrebbe strameritato di vincere se avesse magari degli attaccanti più cinici sotto porta. Per quello che riguarda l'Ardea sta facendo il suo. L'Ardea fa il suo, ha vinto una partita con il Tor de Cenci domenica abbastanza rocambolesca. Se vuoi un giudizio tattico, non mi piace come gioca, però faccio i migliori auguri a Roberto Stazzi, che merita veramente il meglio, perché è una persona che si dedica molto allo sport, lo vive a 360 gradi e va bene così. Se poi verrà lui, l'ho visto tempo fa, non mi ha detto che quest'anno sono partiti per vincere il campionato, stanno comunque rispettando la tabella di marcia. E vedremo, insomma, che bene come andrà. Un'analisi perfetta del mister. Andiamo avanti con un altro girone, Matteo, Gironelle. Questi risultati: Atletico Fiuggi, Esercito, Calcio Roma 1-2, Bellegra Real Montelanico 8-2, Castel San Pietro Romano Proprio 0-1, Certosa Dinamo Labico 5-2, Pantaleo Anagni Roma Est 3-1, Real Torres Sporting San Cesario 2-2, Real Centocelle Pibe de Oro 2-2, Zena Lodeno Palestrina 0-2. Passiamo alla classifica: in testa Palestrina Pro Appio 16 punti, seguono Bellegra ed Esercito Calcio Roma 15, il Certosa sale a 10, chiudono Real Centocelle e Real Torres a 1 punto. Grazie Matteo. Allora, spazio alle immagini, andiamo a vedere la partita del Certosa che batte per 5-2 la Dinamo Labico. Il servizio è di Andrea Angileri. Nella sesta giornata di seconda categoria, girone L, gli uomini di Russo affrontano la Dinamo Labico. Partono alla grande i padroni di casa, con Todino che crossa dalla fascia destra.
Vincenzi manca il pallone, ma per sua fortuna c'è Fatello che spazza. Al quarto d'ora i locali trovano il vantaggio. Guglielmo innesca in area Cutini che con un sinistro in diagonale batte il portiere. 1-0 certosa. La Dinamo risponde con Simboli che lancia per Trotta. Il numero 7 trova il destro, ma il suo tiro finisce a fil di palo. Qualche minuto dopo Marinelli allarga per Palombi che tenta la conclusione da una posizione defilata, ma Vincenzi è attento e respinge. Al 37esimo De Luca entra in area e di esterno serve Paninelli che tutto solo non può sbagliare e trova così il 2-0 per i suoi. La Dinamo non ci sta, Dianetti viene atterrato in piena area da Vicalvi e l'arbitro non può che fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto va Nuhu che è freddo e spiazza Amato, accorciando così le distanze. Il forcing della Dinamo porta al pareggio, grande azione di contropiede, va in velocità Dianetti che serve Trotta, il quale va al tiro e trova il gol, e 2-2 alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione il Certosa entra meglio in campo, Ranalli scambia con De Luca e prova con il mancino, ma il pallone finisce sul fondo. Gli ospiti contrattaccano con Fatello che mette in area per Vinci, ma manca il pallone. Todino è pronto a spazzare, ma da dietro gli ruba il pallone Simboli che tenta anche il tiro, ma Amato respinge. 5 minuti dopo dall'altra parte De Luca serve Ranalli che con un destro in diagonale sfiora il palo. Ancora Certosa con Palombi che cerca il jolly da lontano, il tiro viene deviato e Vincenzi si supera. Certosa vuole il vantaggio, Palombi prova da fuori ma il portiere respinge. Sulla ribattuta arriva Ranalli ma Vincenzi con la mano di richiamo devia in angolo. È il preludio al gol. Palombi si libera di due avversari e con un destro dal limite batte il portiere avversario. E 3-2 per il Certosa. Passano 5 minuti e Marinelli serve Ranalli che tutto solo la piazza e non sbaglia. Arriva il quarto gol per i locali. Al 40esimo arriva anche il quinto gol. Conti supera il portiere con un tunnel e la infila nel sacco. 5-2 per il Certosa. Nei minuti finali c'è un contatto tra Di Lelio e Dianetti. Entrambi ricevono un cartellino, ma l'11 della Dinamo deve abbandonare il terreno di gioco per espulsione. Cala il sipario al Certosa. Certosa batte Dinamo Labico per 5-2. Tornano alla vittoria i padroni di casa. Per gli ospiti arriva il terzo KO stagionale. Arriva quindi la vittoria per il Certosa, 5 reti, grande partita. Ne parliamo al telefono che abbiamo raggiunto nel collegamento telefonico il direttore sportivo del Certosa, Marco Belli. Pronto? Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera direttore, benvenuto a PCS, la metto in comunicazione con il nostro Matteo Lupini che ha seguito il match. Vai Matteo. Buonasera direttore, complimenti per questa vittoria, la terza ottenuta tra le proprie mura, tra l'altro giocata sino all'ultimo contro un avversario ostico come la Dinamo Labico. Sì, no, è stata una partita importante perché ci trovavamo in una condizione, sono quelle partite un po' crocevia del campionato e credo che questa vittoria ci lanci un attimino verso degli obiettivi che penso che potremmo centrare. Io sono molto contento di questo gruppo perché è un gruppo di amici e tanti ragazzi che sono cresciuti qui da noi. Io mi occupo prevalentemente del settore giovanile, un settore giovanile importante il nostro, e adesso anche altri ragazzi che erano stati con noi hanno voglia di entrare a far parte di questo gruppo, quindi penso che potremo dire la nostra in questo campionato. Possiamo dire che comunque il lavoro di mister Russo sta dando i suoi frutti, una squadra comunque vedo molto propositiva che ha creato tantissimo e che a parte i 5 gol ha messo in seria difficoltà l'estremo difensore ospite, è d'accordo? Sì, no, una squadra che cerca di giocare a calcio, insomma non è facile tante volte in queste categorie. Però noi vogliamo fare quello, vogliamo giocare a calcio, vogliamo soprattutto insomma ecco che non succedano mai episodi spiacevoli che purtroppo ancora nel calcio di queste parte avvengono ogni tanto, quindi vogliamo fare bene e poi accettare il responso del campo. Direttore, ci sono stati 5 gol della sua squadra, uno più bello dell'altro, quale tra questi sceglie? Guarda, credo che il gol più importante sia stato quello di Daniele Palombi, il gol del 3-2, perché sul 2-0 ci siamo un po' seduti. Magari balisticamente il gol che ha fatto Cristian Ranalli forse è stato il più bello, quindi il quarto.
quarto gol è quello più bello. C'era un episodio, Matteo, che volevi mostrare su questa gara. Sì, il rigore concesso alla Dinamo Labico, ovvero il contatto tra Vicalvi e Dianetti. Secondo lei c'era il rigore? Guarda, io purtroppo non ho una visuale un po' distorta, perché vedo le partite da dietro la rete, dove il mio ufficio e tutto quanto. Comunque, cioè, probabilmente il rigore c'era, insomma, non so, però in grado, ecco, sinceramente, di dirti con certezza se c'era o no. Vediamo Massimo Benedetti, che sta vedendo le immagini, come ha visto questo episodio. È un rigore cercato, a mio modo di vedere. Lì lo cerca, perché secondo me tante volte i direttori di gara non solo non lo danno, ma ammoniscono anche l'attaccante. Per esempio, io ti ripeto, adesso io vedo 10-12 partite durante il fine settimana, certo, no. e se ne vedono parecchie di situazioni, insomma, che sono un pochino al limite. Poi adesso c'è anche la difficoltà sui calci di rigore, col fatto che è cambiata la norma, e magari non tutti lo sanno, quindi sì. A volte vedo chiedere un rosso sul fallo da ultimo uomo, che in realtà la regola adesso è cambiata. A volte c'è un po' pure magari di poca conoscenza delle norme, e poi comunque bisogna capire che questi arbitri stanno da soli, non hanno assistenti, e quindi quello mi sembra molto è difficilissimo, che... soprattutto sui fuorigiochi, purtroppo spesso si trovano in difficoltà, ecco. Ha fatto bene a sottolinearlo. Comunque arriva la vittoria per il Certosa, che vi rilancia in classifica. Un grosso in bocca al lupo allora da qui al futuro, insomma, per questa stagione. Grazie, buonasera a tutti. Buona serata, grazie direttore. Buonasera. E allora ci fermiamo, piccolo break per noi, torniamo fra pochissimo.